Episcopo, allora siamo nel pieno della campagna elettorale, sicuramente importante è incontrare la gente, i cittadini di Foggia cosa chiedono? I cittadini di Foggia chiedono intanto ascolto, intanto partecipazione, possibilità di uscire da una rassegnazione molto dolorosa, molto penosa anche per quello che è successo. Il nostro obiettivo è cambiare pagina, ripartire uniti, allineati, ben integrati tra noi per dire iniziamo ad inaugurare un'altra pagina di questa storia locale e cittadina. Vogliamo assolutamente partire dalle emergenze che sono sotto gli occhi di tutti, sicurezza, trasparenza, pulizia urbana, ma anche tanta cultura, che è lo sfondo integratore che non può mancare per una nuova vision di questa amministrazione. Nessuno escluso è una lista, è uno slogan, insomma tutti dentro, e perché? Non è tutti dentro, perché è un claim che richiama la vera inclusività, quindi ci sono dentro le professioni ordinistiche e non, ci sono dentro le categorie sociali che hanno da raccontarsi e da credere nelle istituzioni e anche da pretendere dalle istituzioni. Una lista civica collegata a me medesima, coordinata da Valerio Ricci, che è qui a fianco a me, e che investe moltissimo in idealità politica. È una lista apartitica dove tutti i candidati sono alle prime esperienze nell'agone elettorale. Siamo molto uniti, facciamo dei veri laboratori di amicizia e di prospettiva politica, e questo ci gratifica moltissimo. Senta, questi giorni c'è tanta carne sulla brace, come si suol dire. Intanto, diciamo, dall'altra parte c'è chi l'accusa di aver fatto 10 liste per riempire e praticamente, insomma, ha messo dentro tutti. Cosa risponde? Rispondo che è assolutamente una falsità, tanto più a coloro che volevano stare assolutamente in questo campo largo, che hanno partecipato anche agli incontri di coalizione quando io non esistevo ancora. Il campo largo è una forza, è una risorsa, perché è più una coalizione, più di una maggioranza. Significa che tanti cittadini, anche aggregati in forze politiche e partitiche che sono previste dalla Costituzione italiana, vogliono, attraverso un esercizio di sovranità popolare, di democrazia diretta, tracciare la nuova strada attraverso una nuova proposta di sindacatura che ricade sulla mia persona. Io non vengo dai partiti, come è noto, non sono identitaria di storie che mi collegano a partiti politici, vengo dalla società civile, sono un dirigente dello Stato, sono una donna e come dirigente dello Stato ho imparato in modo intransigente a governare la cosa pubblica, perché è sotto gli occhi di tutti e non può che essere rigorosa, ma nel rigore non dimenticare l'ascolto, la solidarietà, la vicinanza e il rispetto. Senta, chiudiamo, in questi giorni c'è tanta gente che è indecisa. Molta gente non intende più andare a votare perché magari parla di una politica che non dà più speranze, poca fiducia. Come convincere i foggiani ad andare al voto e ovviamente perché sostenere lei? Allora, siamo ben consapevoli che in Italia un grosso partito è quello degli astensionisti. Ecco, una nostra proprio campagna di dialogo, di ascolto, di partecipazione è quello di proporci a questi cittadini, mostrando le nostre prospettive, i nostri obiettivi. Obiettivi che vogliono Foggia leadership, vogliono riaffermare la leadership di Foggia, non solo all'interno del comune di Foggia, ma nella provincia, nella regione, in città. Vogliamo una Foggia turistica, vogliamo una Foggia in cui i nostri giovanissimi esodati possano rientrare. Vogliamo una Foggia che culturalmente possa spendersi sempre di più oltre i perimetri angusti della nostra
nostra città, ma possano veramente indicare e tracciare una meta. Noi li fermeremo, li intercetteremo, parleremo con questi cittadini, e lo stanno facendo anche i nostri leader nazionali che si avvicendano ogni giorno, ma non vengono per fare le passerelle come qualcuno molto velocemente classifica la loro presenza. È un bagno di folla di cittadini, è un ascolto degli SOS, delle tematiche e delle problematiche. Assolutamente non è un pulpito, non è un proscenio, non è una scena teatrale. Con il coordinatore di Nessuno Escluso facciamo un po' il punto della situazione. Innanzitutto partirei proprio dalla lista. Come è stata preparata? Quali sono stati gli obiettivi che avete raggiunto? La lista si è sviluppata, sta crescendo, si è aggregata intorno alla figura del candidato sindaco di Maria Ida, persona preparatissima, competente, ricca di risorse, che ha un programma, ha un'idea di città, ha il senso dello sviluppo e sa come articolare la città. Visto che parliamo di una città al minimo comune denominatore, e la lista è fatta di persone ricche di competenze, di professionalità, che sono pronte a riversare in questo progetto, un progetto dove il tema di fondo è l'inclusività, la sostenibilità, che sono tutti argomenti, sono tutte tracce che io sto sentendo solo da questa parte, non sento altrove negli altri competitor, e sono temi davvero importanti per una città che è asfaltata. Io la definirei così, asfaltata. Senta, i progetti sono tanti, le idee sono tante. Quando si andrà al governo, quali sono le priorità secondo la vostra lista? Ma qui si deve ripartire dalla cultura, c'è bisogno di iniezioni di cultura, cultura a tutti i livelli, si riparte da lì, si costruisce dalle fondamenta, non si costruisce dal tempo. Dalla cultura, guardando chiaramente al lavoro, guardando ad intercettare le occasioni di sviluppo, a sviluppare un progetto, un programma che sia condiviso, che sia attuabile e che non appartenga al libro dei sogni.